Carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, chiunque sia sintonizzato sulle frequenze di questa nuova catechesi del ciclo De Maria Non Quansatis, benvenuti, bentornati o ben ritrovati. Oggi faremo una puntata molto, diciamo così, importante per certi aspetti di ultimo raccordo con il tema che stiamo affrontando, che è da un pochino di da un bel po', ecco, di puntate. Esattamente, questa è la quindicesima che dedichiamo a questo tema. Maria come corredentrice, mediatrice e avvocata dell'umanità. In vari passaggi, insomma, degli incontri precedenti ho fatto notare, questa è una cosa, diciamo così, abbastanza nota, che di questi argomenti la Madonna in persona ha parlato durante una apparizione che non è molto conosciuta, pur essendo riconosciuta dalla Chiesa e dal Vescovo, come vedremo, poi leggerò introducendola proprio ciò che il Vescovo stesso ha detto a proposito di questa apparizione, dove la Madonna parla di questa cosa, ne parla esplicitamente, ne parla anche in termini, come vedremo, abbastanza forti, quindi chiedendo ufficialmente alla Chiesa la proclamazione di questo quinto ed ultimo dogma mariano. E come abbiamo avuto modo di vedere, ecco, nelle puntate precedenti, a mio modestissimo avviso, certamente questo è opinabile, senza dubbio nel futuro questa cosa si farà, bisogna semplicemente vedere quali sono i tempi di Dio e i tempi di Maria Santissima, insomma, ecco, scherzando neanche troppo, diciamo, tra il serio e il faceto, avendo un pochino visto la storia del terzo e del quarto dogma mariano, quindi dell'Immacolata e dell'Assunzione, 1864 il primo, 1954, scusate, il primo, 1950 il secondo, quindi 19esimo e 20esimo secolo, a 100 anni di distanza, dico, speriamo che intorno al 2050, ecco, si possa fare qualcosa. Sono un arco di tempo delle apparizioni abbastanza lunghe, perché abbracciano 15 anni, dal 1945 al 1959. E io ho parlato di queste apparizioni, c'è un libretto, l'unico mio libretto che ho pubblicato da una casa editrice e che quindi è disponibile nelle librerie cattoliche, si chiama Le apparizioni di Maria. E qui si affrontano praticamente diverse apparizioni mariane, tutte riconosciute dalla Chiesa, ovviamente, essendo un libro divulgativo, le principali apparizioni degli ultimi secoli che hanno ricevuto un'approvazione diretta o quantomeno indiretta, nel senso che è stato approvato il culto ufficiale e pubblico nel luogo dell'apparizione da parte della Santa Madre Chiesa. Quindi adesso, per introdurle un po', ecco, approfitto di questi antichi studi che riprendo un pochino e condividendoli con voi. Allora, anzitutto, chi era questa donna? Ci troviamo appunto ad Amsterdam, in Olanda. Noi sappiamo che l'Olanda è stato teatro, insomma, di varie difficoltà e scontri teologici, insomma, no? Alla fine del secolo scorso, insomma, ci furono un sacco di questioni, gli uomini di chiesa le sanno, queste cose qui, col catechismo olandese, con tante difficoltà, no? Ecco. Quindi, certamente, nulla di quello che fa Maria Santissima è casuale, per cui non è un caso, anche se noi non comprendiamo tutta la ricchezza, ecco, di quello che Dio fa, che Maria Santissima abbia scelto quel luogo e quel tempo, insomma, per dire alcune cose, no? E questa giovane olandese, Ida Perdeman, si chiama così, nata il 15 agosto del 1905 e morta il 17 giugno del 1996, per la verità, proprio in coincidenza dell'ultima apparizione di Maria Fatima, quindi il 13 ottobre del 1917, e ebbe le prime manifestazioni private, ovviamente, di contatti con la Madonna, mentre i messaggi pubblici di quella che poi sarebbe stata riconosciuta, sapete che ogni apparizione c'ha un titolo, la Madonna di Amsterdam è la signora di tutti i popoli, così ha voluto
manifestarsi ed essere presentata Maria Santissima. Quindi cominciano il 25 marzo del 1945, come ripeto, come ho accennato, durano fino al 1949. E ora, nel marzo del 1945, altro particolare, si celebrava il 600° anniversario del miracolo eucaristico di Amsterdam. Nel 1945 Ida aveva 40 anni e lavorava ad Amsterdam. Siamo chiaramente in un periodo in cui la guerra non era ancora del tutto terminata, come sappiamo, la Seconda Guerra Mondiale, e l'Olanda era ancora sotto occupazione nazista. Ecco. Di lì a poco ci sarebbe stato il Concilio Vaticano II, Concilio Vaticano II che tra l'altro Ida Perdeman vide e che la Madonna di olandese salutò come cosa buona, d'accordo, insieme a molte altre innovazioni positive che sono state fatte nella Chiesa, tanto per dirne qualcuno, perché chiaramente non studieremo tanta l'apparizione perché sarebbe troppo ampio. Noi ci concentreremo su questo tema, che è una parte importante, ma non l'unica, chiaramente, di 15 anni di apparizioni. Una cosa importante che la Madonna chiese, per esempio, era la riduzione dei tempi del digiuno eucaristico, che ancora allora erano veramente pazzeschi, cosa che fu fatta molto molto presto, perché sapete che il digiuno eucaristico fino a una sessantina d'anni fa bisognava stare a digiuno da mezzanotte del giorno, cioè tu devi fare la comunione un giorno e devi stare a digiuno dalla mezzanotte del giorno prima. Quindi poi il digiuno fu ridotto a 3 ore dalla legge ecclesiastica, adesso è diventato di un'ora, no? Ecco, la Madonna lamentava che i digiuni troppo lunghi allontanavano i fedeli dalla Santa Comunione, che è una cosa, insomma, che non andava tanto bene. Non bisogna scandalizzarsi di questa cosa, perché il digiuno ecclesiastico, il digiuno appunto eucaristico, è un digiuno ecclesiastico, quindi deriva da una legge della Chiesa. Le leggi della Chiesa, grazie a Dio, che fino a quando ci sono devono essere osservate, e bene, ecco, nessuno può darsi le dispense da solo, però grazie a Dio sono cose di diritto umano, quindi possono cambiare. Ecco, e quindi non bisogna stupirsi, insomma, che la Madonna chieda di adeguare meglio una legge umana, in cui chiaramente non si esprime l'infallibilità della Chiesa, no? Ecco, è noto a chi conosce un po' di teologia che ci sono nella Chiesa certamente delle disposizioni di tipo dottrinale, su quelle non si può transigere, ma ci sono la stragrande maggioranza delle altre che sono disposizioni di tipo disciplinare. E le disposizioni di tipo disciplinari sono sempre, come dire, adattabili a seconda dei contesti, dei tempi, delle esigenze, delle situazioni, insomma, ovviamente dalla competente autorità. Non si può fare neanche su questo, quindi, l'opera di self-service, quindi di auto-adattamento. E detto questo, le apparizioni terminarono precisamente il 31 maggio del 1959, quindi. Con una grande visione dell'ostia consacrata, da cui si radiava una grande luce, mentre una voce diceva: chi mi mangia e mi beve ha la vita eterna e riceve il vero spirito. Come è successo anche ad altri grandi veggenti e mistici, in Italia abbiamo avuto per esempio Bruno Cornacchiola, la fine delle apparizioni pubbliche non fu la fine delle esperienze mistiche di questa donna, che per altri 26 anni ricevette tante altre manifestazioni. Allora, dobbiamo adesso andare immediatamente a leggere, per ovvie motivazioni, il decreto del vescovo di Haarlem, del 31 maggio del 2002, Monsignor Sofner. Che è poi, no, scusate, il vescovo Monsignor Josef Punt, che come dire, si accodò al suo predecessore, Erich Bomers, unitamente al vescovo ausiliario Punt, che approvarono appunto a varie riprese questa apparizione. Leggo testualmente, ecco.
il suo decreto. In risposta alle domande riguardo l'apparizione alla Signora di tutti i popoli, siamo a Haarlem, 31 maggio del 2002. Come vescovo di Haarlem, Amsterdam, mi è stato chiesto di pronunciarmi riguardo l'autenticità delle apparizioni di Maria come Signora di tutti i popoli ad Amsterdam negli anni 1945-1959. Molti fedeli e vescovi hanno fatto notare l'urgenza di una chiarificazione a questo proposito. Anche io sono personalmente consapevole che lo sviluppo della devozione, che abbraccia un periodo di 50 anni, richieda questo. Come già saputo, il mio predecessore, Monsignor Bomers, ed io stesso abbiamo permesso la pubblica venerazione nel 1996. Vedete, la pubblica venerazione, questi sono generalmente i primi atti che la Chiesa fa quando comincia, come dire, a manifestare un'accoglienza di un'apparizione, altrimenti non c'è possibilità di fare atti di pubblica venerazione o chiese o atti liturgici, no? Quanto al carattere soprannaturale e al contenuto dei messaggi, non pronunciavamo alcun giudizio, ma dichiaravamo che ciascuno è libero di formularsi un giudizio secondo la propria coscienza. Questo nel 1996. Avendo un positivo atteggiamento di fondo riguardo l'autenticità, attenzione, già allora, decidevamo di attendere ulteriori sviluppi e di continuare a discernere lo spirito. Nel frattempo sono trascorsi 6 anni da allora ed io constato che questa devozione ha preso un posto nella vita di fede di milioni di fedeli sparsi nel mondo e che viene sostenuta da molti vescovi. Mi sono state anche riportate testimonianze di conversione e di riconciliazione, come anche di guarigione e di particolare protezione. Nel pieno riconoscimento della responsabilità della Santa Sede, è in primo luogo compito del vescovo locale di pronunciarsi, secondo coscienza, sull'autenticità di rivelazioni private che stanno avvenendo o che sono avvenute nella propria diocesi. Per tale motivo, riguardo ai risultati di investigazioni precedenti e delle questioni e obiezioni derivanti da esse, ancora una volta ho richiesto il consiglio di diversi teologi e di psicologi. I loro pareri testimoniano che in ciò non ci sono fondamentali impedimenti teologici o psicologici per il riconoscimento dell'autenticità soprannaturale. Ho anche richiesto riguardo ai frutti spirituali e allo sviluppo successivo il giudizio di un certo numero di confratelli nell'Episcopato che sperimentano nelle loro diocesi una forte venerazione di Maria come madre e signora di tutti i popoli. Considerando questi pareri, testimonianze e sviluppi e ponderando tutto questo nella preghiera e nella riflessione teologica, tutto ciò mi conduce alla constatazione che nelle apparizioni di Amsterdam c'è un'origine soprannaturale. Ecco il punto, diciamo così, del riconoscimento da parte del vescovo diocesano. Constatazione che nelle apparizioni di Amsterdam c'è un'origine soprannaturale. Naturalmente persiste l'influsso del fattore umano, anche autentiche immagini e visioni passano, come afferma il cardinale Ratzinger, allora cardinale Ratzinger, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, attraverso il filtro dei nostri sensi che devono compiere un processo di traduzione e portano in sé anche la possibilità e i limiti del soggetto che percepisce. Questo è quello che è la citazione ricorderà chi ha qualche annetto come me. Il commento teologico che Ratzinger scrisse su incarico di San Giovanni Paolo II in occasione della promulgazione del terzo segreto di Fatima nel 2000, il 28 giugno del 2000. Al contrario della Sacra Scrittura, la rivelazione privata non è mai vincolante per la coscienza del fedele. Questo dobbiamo sempre ricordarlo e ribadirlo. Essa è da vedersi come un aiuto per comprendere i segni dei tempi e per vivere più perfettamente il Vangelo nella sua attualità. Riferimenti al Lumen Gentium 12, 56 e al numero 67 del Catechismo della Chiesa Cattolica. I segni dei nostri tempi sono drammatici. È mia sincera convinzione che la devozione alla Signora di tutti i popoli ci può aiutare, nella drammaticità del nostro tempo, a trovare la giusta via, la via verso una nuova e particolare venuta dello Spirito Santo, Lui che solo può sanare le grandi piaghe del nostro tempo. Per seguire l'ulteriore sviluppo della devozione e per venire ad una più profonda comprensione del suo significato, ho nominato una commissione di accompagnamento. Il suo compito è quello di documentare
tutte le iniziative, le esperienze, le testimonianze e di giudicarle e di promuovere un corretto sviluppo ecclesiale e teologico della devozione. Spero con ciò di aver provveduto a fornire sufficiente informazione e chiarezza. Quindi questo è il doveroso, ecco, riferimento al fatto, insomma, stiamo facendo una trasmissione radio, insomma, di una emittente pubblica, gestita, insomma, da suore che hanno una posizione nella Chiesa e tenuta da un sacerdote, insomma, come ministro della Chiesa, per cui potrebbe essere stata forse un pochino noiosa, ecco, ma necessaria e doverosa, insomma, no? Questa introduzione. Ora, il quadro delle apparizioni di Amsterdam, anche se non è l'unica cosa, è la richiesta formulata dalla Madonna in persona della definizione da parte della Chiesa del quinto ed ultimo dogma mariano, quello che dovrà definire come verità di fede tutto quello di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate di questo ciclo, cioè che la Vergine è corredentrice, mediatrice e avvocata dell'intera umanità. Ci sono vari gruppi di messaggi, i messaggi sono tantissimi, d'accordo? Sono veramente tanti. Ecco, per cui chi si stupisce delle apparizioni un pochino lunghe, anche ad Amsterdam ce ne sono veramente tanti, tanti, tanti. Io a suo tempo, quando cercai di mettere un pochino di ordine, li raggruppai per gruppi. Un primo gruppo di messaggi, che ovviamente non leggeremo, riguardano alcune situazioni delle nazioni del vecchio continente dell'America. Sono una serie di lunghi messaggi. Poi un'altra serie di messaggi riguarda la Chiesa. Ecco, e qui praticamente la Madonna mostra anche una cosa carina, penso che sia da leggere anche per far comprendere bene alcune cose, no? Un po', ecco, il modo con cui la Madonna si rapporta con la Chiesa, con i successori di Pietro e con il magistero della Chiesa. Allora, la Signora mostrò tre papi, qui cito, a sinistra, in alto Papa Pio X, il nostro Papa, a quei tempi era Pio XII, e a destra vedo un altro Papa, che ancora non c'era, ma che sarebbe stato Paolo VI, non Giovanni XXIII. Virgolette, parole della Madonna, questi tre sono un'epoca. Questo Papa e il nuovo sono i combattenti. Ancora molte cose debbono cambiare nella Chiesa. Bisognerà cambiare la formazione degli ecclesiastici, una formazione più moderna, più adatta a questo tempo, ma buona, con lo spirito buono. Quindi, adesso non vorrei, vediamo come la Madonna, cioè, sapete che ci sono alcune correnti, alcune situazioni, alcune chiacchiere che si fanno. La Madonna auspica dei cambiamenti verso il bene. Ancora molte cose debbono cambiare nella Chiesa. Cioè la Madonna prende per mano, siamo nel mil, siamo, queste apparizioni sono finite prima dell'inizio del Concilio Vaticano II, cioè nel 1959 proprio. Quindi in un momento, chi studia la storia della Chiesa sa bene di grandi fermenti ecclesiali, cioè un tempo in cui c'era la coscienza che con l'incalzare e con le accelerazioni che stava subendo il mondo contemporaneo, bisognava fare qualcosa, d'accordo? Non si poteva rimanere, non poteva restare tutto così com'era. La fedeltà alla tradizione, che è la costitutiva della Chiesa, non è immobilismo, d'accordo? E chiusura ad ogni minima possibilità di cambiamento, no? È sana apertura, è ascolto, d'accordo? Che è quello che poi la Chiesa ha cercato di fare nel Concilio Vaticano II, che Paolo VI ha cercato di mettere in pratica. Il fatto che poi, purtroppo, come è noto, ci siano stati tanti abusi postumi e quindi tante strumentalizzazioni e tante modalità
malsane di comprendere bene certe prese di posizione, certe aperture e certi, chiamiamoli anche, tra virgolette, cambiamenti decisi dalla Chiesa. Questo è un altro discorso, questo qui. Ma che questi fossero necessari è indubbio. E questo io cioè, non lo dico soltanto per doverosa, come dire, fedeltà al magistero, ma lo dico perché ne sono convinto anch'io, d'accordo? Come ne sono convinto tuttora. Capite? Che siamo ancora in un processo non del tutto compiuto. Certo, tutti quanti i processi di transizione e di cambiamento, questo lo sappiamo tutti quanti, sono processi dolorosi per tante motivazioni, per tante motivazioni. Primo per la fatica che comportano, per gli sforzi che comportano, e secondo per i rischi a cui espongono, alcuni rischi purtroppo destinati a diventare molto molto reali. Sconquassamenti, travisamenti, unilateralizzazioni, strumentalizzazioni. Purtroppo questa è la realtà umana, però non è possibile in forza di questi, cioè per queste remore, per queste paure, non fare nulla, rimanere come, cioè lasciare che te crolli il mondo addosso senza fare nulla, cantano i The Sun in una canzone. Non possiamo fare questo. Certamente occorre affrontare queste fatiche, ieri come oggi. Con equilibrio. Ecco. Quindi, a questo proposito, ecco, sentiamo, no? Quello che vi accennavo sulla Santa Comunione, sempre della Chiesa, poi vado avanti, perché altrimenti sarà e dovrà essere assolutamente promulgato un decreto convenendo che non sia più necessario che le persone stiano a digiuno per ricevere la comunione. Dice la Madonna. Ci sono tante persone che proprio quando sono in chiesa possono sentire un gran bisogno di accostarsi alla messa del Signore e invece sono escluse dalla comunione perché non sono rimaste a digiuno. Questa era una delle piccole cose del tempo, no? Va bene. È una serie molto lunga, ecco. E poi c'è la famosa apparizione, che è un po', adesso qui dobbiamo fermarci un po', perché andiamo verso appunto questo terzo gruppo di messaggi che all'interno appunto dell'orbita della Chiesa però mostrano anche un tratto caratteristico di Maria Santissima, la preghiera che insegna, l'immagine che fa dipingere e come corollare a questa il dogma della corredentrice. L'immagine di Maria Santissima, qui penso che tutti quanti la conoscono, purtroppo via radio non è possibile farla vedere, per chi ci segue in diretta radio o anche in differita poi radio tramite podcast, però è un'immagine con la Madonna che tiene i piedi sul globo terrestre, quindi questa è un'immagine già conosciuta in parte, però dietro di sé ha una croce nera e un grande sole e dei raggi che descendono dalle mani. Vestita di bianco con una fascia d'oro alla vita e la Madonna spiega così questa immagine: figlia mia, mi trovo su questo globo perché desidero essere chiamata la signora di tutti i popoli. Quindi, attenzione, la signora di tutti i popoli, no, già questo ci fa la signora, attenzione che signora è con la S maiuscola, no? Cioè, che, sotto certi aspetti non c'è niente di nuovo. Non molti sanno, per esempio, che il termine Madonna è un po' come il don dei sacerdoti, no? Madonna è una forma sincopata, quindi ristretta, di mea domina, cioè mia signora in latino. Ma mia signora, non nel senso, capite, come noi chiamiamo signore e signora. D'accordo, o anche come titolo onorifico, no, mea signora nel senso di signora simile a Dominus, così come chiamiamo il Signore mio Signore. Certamente la Madonna non è una dea, ma è evidentemente, lo sappiamo, che è una creatura, tutto quello che vogliamo, ma è un titolo, diciamo così, che la accosta, come dire, al Signore, per il ruolo particolare di vicinanza che ha con il Signore. Voi sapete che i sacerdoti si chiamano Don,
Ma la forma estesa di don, per esempio, se uno va a sentirsi una tesi dottorale, io lo so perché quando c'è la proclamazione e viene chiamato in latino il sacerdote che fa il dottorato, si dice Dominus Leonardo Maria Pompei. Dominus, cioè a me viene detto perché, ma quando uno mi chiama don, mi sta dicendo Dominus, evidentemente che io non sono Gesù Cristo, né sono Dio per natura, questo è ovvio, né io né nessun prete, ma viene chiamato don perché in forza dell'ordinazione presbiterale, sacerdotale, il sacerdote è rappresentante di Cristo, quindi lo rappresenta, ha una conformazione ontologica Cristo sacerdote che prima dell'ordinazione non l'aveva. È per questo che i sacerdoti non vanno chiamati per nome. Ma questo non è un problema di rispetto o di onorificenza del sacerdote, così come quando io chiamo la Vergine Maria Madonna, non è un problema semplicemente di rispetto, è un problema di cogliere la funzione che quella donna ha e la funzione che quell'uomo ordinato sacerdote ha. D'accordo? Poi dice, il sacerdote gli diamo del tuo e gli diamo del lei. Questo in parte dipende dal sacerdote, in parte dipende dal fedele, cioè le forme esteriori sono, come dire, non troppo importanti. È importante che ci sia, come dire, tra virgolette, la venerazione del sacerdozio nella persona che è sacerdote. Questo sì, quindi che tu gli dai del tu, ma lo consideri e lo tratti da sacerdote, non c'è nessun problema, ma che tu gli dai del lei, d'accordo, e però lo chiami pure don e lo tratti come un amico tuo, non va bene. Non nel senso, cioè, è chiaro che il sacerdote è padre, amico di tutti, ma amicone proprio nel senso, come dire, non buono del termine. Ecco, allora, la signora di tutti i popoli. Voglio darti un'ulteriore spiegazione. Guarda bene e ascolta. Con attenzione ciò che ho da dirti. Sono qui e voglio essere la signora di tutti i popoli, non di un popolo in particolare, ma di tutti. Attenzione anche a questo di tutti, no? Di tutti i popoli. Non ha detto la Madonna, semplicemente voglio essere la signora di tutti i cattolici. Questi giorni il Papa sta, sappiamo tutti quanti, negli Emirati Arabi, cercando di tessere dei buoni ponti per la pacifica e fruttuosa convivenza dei generi umani in cui, ecco, le religioni non devono diventare fonti di lotte, ecco, ma nel reciproco rispetto, strumenti di pacifica convivenza, fermo restando, questo è inutile dirlo, d'accordo, che noi cattolici crediamo, e questa è la verità, d'accordo, che Gesù Cristo è Dio e che è l'unico salvatore di tutti. Ecco, ma sappiamo anche che questa cosa non possiamo imporla a tutti, meno che mai imporla con la violenza, e che anche chi non crede che Gesù Cristo è il figlio di Dio ed è un membro della razza umana, deve trovare e trova accoglienza nel cuore di Gesù ed anche nel cuore di Maria. D'accordo? Questo spero che sia chiaro per tutti, eh? Non è che Gesù e Maria guardano noi e agli altri non li guardano perché non sono battezzati. Quindi, questi sono tutti quanti argomenti molto, molto delicati in cui occorre sempre muoversi con una grande proprietà di linguaggio e circospizione. Ecco, però anche con una grande chiarezza. Ecco. Bene, ti spiegherò un'altra cosa. Ascolta bene, cerca di comprendere il contenuto di questo messaggio. Mi trovo davanti alla croce con capo, mani e piedi come quelli di un essere umano e il mio corpo è come dello spirito. Perché sono così? Il mio corpo è salito al cielo come il figlio. Ora mi trovo in sacrificio davanti alla croce. Poiché ho sofferto con mio figlio spiritualmente e soprattutto corporalmente. Questo diverrà un dogma molto contestato. Vedete come la Madonna comincia. Poi la signora dice: Figlia mia, comunica questo messaggio. Di con ciò i dogmi mariani sono chiusi. Quindi i dogmi mariani non si sono conclusi con l'assunzione. Ce n'è il quinto ed ultimo.
Non avrei che da comunicarlo. Ho detto, la teologia deve cedere il passo alla causa di mio figlio. Con questo voglio dire, teologi, il figlio cerca ciò che è piccolo e semplice per la sua causa. E voi credete nell'importanza di essere piccoli e semplici come voi insegnate agli altri? Una fede semplice. Non c'è tempo da perdere. Questo tempo è il nostro tempo. Questa immagine parla una lingua chiara e verrà portata già fin da adesso nel mondo perché il mondo ha di nuovo bisogno della croce. Ma la Signora è davanti alla croce, ecco qui, questa croce nera, come corredentrice ed avvocata. Ma se noi ci pensiamo bene, ci sono delle affinità tra questa apparizione e, per esempio, Rudbach. A Rudbach anche la Madonna stava con i piedi sul globo terrestre, con le mani aperte, con raggi che scendono giù, no? Quindi la Madonna, che è evidente che si propone come mediatrice. Ma nel retro della medaglia miracolosa c'è quel bellissimo stemma che è creazione allo stato puro di Maria. A me piace tantissimo quello stemma, che è la M con la I che attraversa la parte superiore della M, sopra una croce. Cosa significa? Significa questo inestricabile, mi si passi l'espressione, groviglio tra Maria e Gesù, questa fusione si potrebbe dire, no? Perché la Madonna è opera di Gesù, ma Gesù in un certo senso è opera della Madonna. La loro sorte è congiunta, l'abbiamo visto in tutte queste puntate. Il nuovo Adamo e la nuova Eva, insieme, sempre insieme. E che cos'è che li unisce? La croce che parte dalla I, d'accordo, ma la I sta incastonata in Maria, quindi la croce riguarda e come Maria? E in che senso la croce riguarda Maria? Cosa ha compiuto Gesù sulla croce? La redenzione. In che senso la croce riguarda Maria? La riguarda perché è nostra corredentrice. Capite? Interessante qui quello che dice, che lei ha sofferto spiritualmente, ma anche corporalmente. Sicuramente farà riferimento alla mortificazione volontaria di Maria Santissima, perché Maria non ha subito violenze dal prossimo, né ha avuto spargimenti di sangue di nessun tipo, però parla di questo. Capite? Cosa avrà fatto in privato la Madonna per la nostra redenzione? Ce lo siamo mai chiesti, questo non lo sa nessuno, chiaramente, no? Ma qui sapete come fanno dal cielo, no? Quando parlano. Parlano sempre un pochino per enigmi, quindi non dicono tutto quanto chiaro e semplice. Dicono qualcosa, lasciano intendere e poi lasciano delle porte aperte, no? La Signora è davanti alla croce come corredentrice ed avvocata. Questo causerà una grande disputa, e la grande disputa c'è già stata e c'è in atto, diciamo così, tra parte della teologia. E la Chiesa, Roma, non avrà paura di prendere su di sé questa lotta. Non lo vediamo ancora in atto, ecco, ma sicuramente questo accadrà per quanto mi riguarda, è questa opinione mia personale. Cioè, non vediamo ancora in atto che Roma abbia preso in mano questa lotta. E anche qui nessuno si mette a fare giudizi su papi, su questo, perché lo farà il Papa che Dio ha scelto per questa missione. Come era stato scelto Pio IX per l'Immacolata e Pio XII per l'Assunta. Capito? Quindi non cominciamo, d'accordo, perché qui ci sono dei disegni divini, capite, che sono più grandi di noi, d'accordo? Per cui se per esempio il Papa regnante non è lui quello che è stato scelto per questo dogma, ma ha un'altra funzione importante da svolgere nella Chiesa di oggi, non lo farà lui. Ma nessuno deve dargli addosso, come non l'ha fatto Benedetto XVI, come non l'ha fatto San Giovanni Paolo II, che cioè, tra i papi devoti alla Madonna, insomma, cioè, sono tutti devoti alla Madonna. San Giovanni Paolo II aveva un motto totus tuus, insomma, lo stemma era una croce con sotto una M, più chiaro di così, eppure non ha fatto il dogma della corredentrice. Non era lui l'incaricato. Ha fatto i misteri luminosi del Rosario. Per carità, ha parlato delle eccellenze di Maria Santissima, ha scritto la Redentoris Mater, ha portato la Chiesa nel terzo millennio, ha consacrato il mondo al cuore immacolato di Maria, ha fatto cadere il comunismo, ma non ha fatto il dogma della corredentrice. E non succede niente, d'accordo? Non per questo si pensa che. Ecco, quindi su questo siamo sempre molto
come dire, saggi e intelligenti, ecco, perché è Dio che porta avanti questi progetti, i quali, come disse qualcuno nel Nuovo Testamento, si compiranno a suo tempo. Arcangelo Gabriele all'incredulo Zaccaria dice: adesso tu non hai creduto, quindi sarai muto in attesa che queste parole che ti ho detto si compiranno a suo tempo. La nostra fede deve essere granitica. Se questa è volontà di Dio, Dio troverà il modo per farla, d'accordo? Il Papa che farà questo ci sta già nella testa di Dio. È nel nostro tempo che noi viviamo in queste vicissitudini temporali che chissà chi non sarà, non tocca, capito? Dobbiamo avere sempre questa grande serenità soprannaturale. Quindi Roma non avrà paura di prendere su di sé questa lotta. Essa può soltanto rendere la Chiesa più vigorosa e più forte. Io dico questo ai teologi ed inoltre dico loro: prendete questo compito sul serio. Io personalmente, teologo è una parola grossa, insomma, però ho studiato, insomma, queste cose, no? Sapete che c'è un duplice modo di dire teologo, cioè il teologo proprio, il teologo teologo, nel senso una persona che poi fa proprio la carriera accademica, scrive, produce materiale teologico. Questo non l'ho certamente fatto. Si dice anche teologo, però nella Chiesa, è come si dice canonista, come si dice liturgista, come si dice patrologo, come si dice biblista. Chi consegue il titolo accademico, per esempio, di dottorato in teologia dogmatica, in questo senso io ce l'ho, insomma, no? Ecco, quindi non sono un teologo, come dire, teologo, 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 insomma, però questa è la materia, diciamo così, su cui mi sono un pochino specializzato. Quindi, anche se sono un povero prete, insomma, di uno sperduto borgo medievale, però, insomma, in queste piccole catechesi ho cercato di dare un piccolissimo, diciamo così, apporto appunto catechetico dottrinale a questo tema. Lo ripeto, il figlio cerca sempre il piccolo e il semplice per la sua causa. Ecco, quindi questo vuol dire che entrare in questi misteri che abbiamo visto durante il corso delle puntate, no? A prima vista abbiamo visto anche le formulazioni che usa la Lumen Gentium, no? Mette sempre le mani avanti, dice sì, è mediatrice, ma attenzione, il mediatore è Cristo, d'accordo? La mediazione della Madonna è subordinata e dipendente, no? Così in tutte le altre cose. È evidente perché si tratta di temi delicati che se venissero travisati potrebbero portare ad una indebita, come dire, ad una indebita mariologia, d'accordo? Che non sarebbe ordinata. Ecco. Purtroppo, siccome nel corso della storia c'è stato qualche fenomeno di questo genere, noi dobbiamo sapere, questo ricordiamolo sempre, che il troppo stroppia sempre, diceva buon'anima di mia mamma, il troppo, si dice a Roma, stroppia sempre. Perché, cioè, tu non puoi per esaltare la Madonna andare a dire delle corbellerie, d'accordo? O andare veramente a usare un linguaggio e una prospettiva che chi ti sente dice: beh, insomma, è troppo, si capisce, no? Quindi bisogna mettere queste dovute precisazioni. Però al tempo stesso bisogna anche essere piccoli e semplici, cioè non puoi procedere per posizioni pregiudiziali, come dire, per frasi apodittiche o per discorsi dell'impossibilità, d'accordo? Perché le porte si chiudono subito. Ricordiamo sempre che la teologia, mi permetto da povero prete, insomma, di dirlo, ma la teologia si fa in ginocchio, quindi perché noi ci troviamo a parlare di un mistero e di cose che sono più grandi di noi, la nostra capacità di comprensione dinanzi ai misteri di Dio è minimale, piccola, capite? Il nostro intelletto è limitato, per cui se non viene la luce dello Spirito Santo, noi non entriamo dentro i misteri di Dio. Non si tratta di uno scervellamento come hanno fatto i grandi filosofi laici, insomma, che si sfasciavano la testa, tipo un Kant, tipo un Hegel, d'accordo, per costruire sistemi che poi hanno anche creato non pochi danni nel corso della storia. Qui si tratta di entrare dentro i misteri di Dio.
quindi il teologo deve essere un uomo, la Madonna sta dicendo, semplice, semplice e piccolo, cioè deve essere umile. Deve essere umile. Deve sapere di non sapere, come diceva Socrate, anche se c'ha tutti i dottori di questo mondo, c'ha tutte quante le cose di questo mondo, c'ha tutte quante le conoscenze di questo mondo, ma deve sempre conservare questa piccolezza di fondo. Altrimenti la luce dello Spirito Santo non gli si comunica, non gli si rivela. Allora, il figlio cerca sempre il piccolo e il semplice per la sua causa. Sono qui come corredentrice ed avvocata. Prima è la seconda volta che lo dice. Corredentrice ed avvocata. Lo sapete che l'essere mediatrice li abbraccia un pochino, in parte tutti e due. Corredentrice e avvocata sono abbastanza, in realtà abbastanza speculari, no? Anche se complementari. Ogni pensiero dovrebbe concentrarsi su questo. Ripeti questo, il nuovo dogma sarà il dogma della corredentrice. Nota che pongo l'accento specialmente sul co, dice proprio così, virgolette, co, quindi sono corredentrice, d'accordo? Quindi la Madonna stessa sta già mettendo le mani avanti, ci capisci bene? Co-redentrice, pongo l'accento sul co, ma una volta che hai posto l'accento sul co, bisogna anche approfondire bene questa cosa, come abbiamo cercato di fare, e il senso in cui la Madonna è co-redentrice, che è cosa del tutto peculiare a lei. Era una sua missione singolare, unica e irripetibile, che ha potuto svolgere certamente per il beneplacito della Divina Volontà, come abbiamo visto. Dipendentemente e in forza e in cooperazione dipendente con la redenzione operata da Cristo, ma perché decisa dalla divina volontà come conveniente, necessaria. Capite? Per cui noi dobbiamo rendere grazie al nostro Redentore e dovremmo piangere fiumi di lacrime pensando alle sofferenze che ha passato per i peccati miei, miei qui. Si può sostituire al miei, lo può e lo deve dire chiunque, ma bisogna piangere pure sulle lacrime della Madonna. Quando ci sarà il dogma della corredentrice, ancora di più quando noi andiamo a celebrare la Santa Messa, nei sacerdoti che metti l'acqua unita al vino sia segno della nostra unione, sì, ma quell'acqua unita al vino è una rappresentazione allegorica delle lacrime di Maria Santissima che si fondono e si uniscono alle lacrime al sangue di Cristo, insomma, per la nostra redenzione. Quindi non è un gioco, non ed è una cosa grossa. Allora, io vedo che con i tempi di Radio Buon Consiglio siamo arrivati, quindi la prossima volta riprenderemo. Io immaginavo, insomma, che è impossibile per quanto volessi circoscrivere gli ambiti di queste cose, ma era impossibile esaurirli con una sola puntata. Per cui ce ne prenderemo almeno un'altra per esaurire il discorso di Amsterdam e quindi per chiudere anche questo ciclo, diciamo, di catechesi sulla corredentrice, mediatrice e avvocata dell'umanità. La mia benedizione a tutti, il mio appuntamento alla prossima settimana. Per chi lo crede, a tutti, Ave Maria.